Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti su Exoteric World. Io sono Mandela e questo è l'oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica che se volete potete integrarla con il vostro ascendente, magari anche segno Luna e Venere, per avere qualche indicazione in più. Se cliccate in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la stesa e in descrizione trovate i link per acquistarli. Sempre in descrizione trovate il link alla playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla. Inoltre trovate i link per prenotare un consulto e chiedermi informazioni. Negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare motivazionale. Adesso andiamo a scoprire le prime indicazioni e capire che cosa vi vogliono dire. Magari a volte è un tema dominante o un qualcosa che assolutamente dovete sapere. In questo caso la scopa e la frusta e poi accanto c'è l'ancora, vuol dire che o è un momento di tensione o un momento in cui avete accumulato tanta tensione, fatica, sforzi, troppi impegni e sì, effettivamente potreste sentirvi voi abbastanza stressati. In situazioni di questo tipo, che siano a livello personale, lavorativo, cose particolari, forse a volte può riguardare anche un momento di tensione nei confronti di una persona, almeno per questa settimana c'è l'ancora che mette un punto fermo, e cioè qualcosa che si va a bloccare, ad arenare magari in senso positivo, perché probabilmente si ha voglia di staccare la spina, appunto di fermare, bloccare per o capire meglio o per cercare magari di distrarsi, di avere un momento in cui si ha voglia di ritrovarsi, di rigenerarsi o anche riposarsi, perché no? Quindi dobbiamo prendere assolutamente questa ancora e sfruttarla in pieno. Magari appunto in un momento della nostra vita che è abbastanza stressante, meglio non aggiungere altro stress, ma cercare di riposarci. Vediamo cos'altro vi vogliono dire. Ovviamente quella è un'indicazione, come si vede, forse perché probabilmente loro ci tengono a farvi capire, ad aiutarvi e a sostenervi in un momento, oppure forse c'è proprio un ambito in particolare che vi sentite in quel modo. Però qui troviamo altre indicazioni, e cioè loro vi vogliono dire che nel corso della settimana comunque ci sono delle novità, delle cose che giungono a voi, sia come informazioni, sia come indicazioni, comunicazioni in senso lato. Magari qualcuno si può far sentire, può far capire nella vostra vita, o dopo tanto tempo, o comunque sono cose che già sapete, forse proprio perché si avvicina alla Pasqua, magari potrebbe essere un'occasione di questo tipo, o anche di ricevere inviti, di programmare qualcosa di importante, essendoci la carta della cicogna, parlando sia di situazioni che sono in fase di cambiamento e quindi state cercando di programmare qualcosa, parla anche di partenza, di ritorni, quindi per alcuni si tratta, è vero, di partire e ritornare alla casa di origine, ad esempio, oppure di partire per uno spostamento, un viaggetto, per appunto riposarsi, rigenerarsi, staccare la spina, quindi cose di questo tipo. La cosa bella è proprio che il giardino è una carta di allegria, di maggior serenità, che può favorire anche incontri, nuove conoscenze, ritrovarsi con le persone più care, oppure anche semplicemente voi di ritrovarvi in un luogo che vi faccia stare bene e meglio. Vediamo un po' cosa. I segni da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. Ci sono anche un po' quelli di Fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Gli altri che non ho detto non è che non avete a che fare, che più o meno le cose sono già come le conoscete, allora quindi sapete come affrontarle. Adesso andiamo a vedere l'amore per chi è in coppia, poi vedremo per i single, e il lavoro. Sacerdote, militare e dottore ci parlano di una
situazione può sembrare un po' conflittuale, attenzione, ma sono energie altalenanti, quindi forse ci possono essere dei momenti in particolari che vi sentite un po' tesi, forse ci sono, come abbiamo visto sin dall'inizio, delle questioni che devono essere affrontate, però forse non avete gran voglia o comunque sentite l'esigenza di confrontarvi in senso positivo, costruttivo, e forse questo non è proprio il momento giusto. Il militare potrebbe essere sia una situazione che è un po' pesantuccia, oppure perché si stanno discutendo delle cose dove ci sono delle divergenze, a volte può essere un qualcosa a livello esterno che si va a riflettere nella coppia stessa, quindi effettivamente ci sono delle questioni che devono essere ben attenzionate. Forse non è il momento, forse è il momento di riflettere, forse è anche il momento giusto per chiedere consiglio, chiedere un sostegno, dipende dalle varie circostanze. Ovviamente loro danno delle indicazioni in senso lato, che probabilmente è il caso di rinvigorire, rinsaldare un po' la fiducia, il rispetto, di utilizzare la saggezza, il confronto, di cercare insieme delle soluzioni. Quindi, se in questo momento sentite l'esigenza di staccare un po', di pensare attentamente e valutare queste possibili soluzioni, potrebbe essere appunto la cosa giusta. Altrimenti bisogna confrontarsi, però non litigare e appunto essere in conflitto, ma bisogna avviare un confronto positivo e costruttivo, cioè che si possa arrivare a delle soluzioni insieme, altrimenti è meglio aspettare il momento giusto e cercare di capire successivamente che cosa fare e come procedere. Per i single abbiamo delle vecchie situazioni, effettivamente, dispiacere delirante vecchia signora. Allora, dipende se c'è stata una precedente relazione, se c'è stata una frequentazione, forse può esserci ancora qualcosa in questo periodo. Dipende perché come vecchie situazioni possono riguardare tantissime cose. Qui in questa posizione è un po' più positiva nel senso che si sta attivando una valutazione un po' più obiettiva, un po' più lucida di quello che è successo in passato e allora quindi si sta cercando di riprendere il controllo di se stessi. Poi vecchie situazioni possono essere anche possibilità di un'avventura, di rivedere magari una persona che magari o si è allontanata oppure un po' fa il bello e cattivo tempo, quindi c'è, non c'è, viene, va, insomma, fa quello che gli pare. In una situazione di questo tipo, comunque ci sono cose che ognuno ovviamente sperimenterà a modo proprio. Ricordo sempre che è una stesa generalizzata, io do delle informazioni e ognuno di voi deve cercare di adattare alla propria vita. Quindi è vero che ci possono essere delle situazioni un po' particolari, però deliranti appunto in senso positivo, dove si ha voglia di perdere il controllo e quindi cercare di fare qualcosa di particolare. A volte può essere che ci si trova in vecchie situazioni, però sono quelle che si ripetono sempre nello stesso modo, quindi sapete già che cosa aspettarvi. Vediamo cos'altro vi vogliono dire per le questioni più pratiche. Anche qui abbiamo probabilmente delle situazioni. Allora, in questo caso potrebbe essere anche una cosa molto positiva perché si può approfittare di o un momento di pausa, di stop, o forse nel lavoro avete possibilità di dedicarvi anche ad altre cose, o altrimenti potrebbe essere proprio un qualcosa del vostro stesso lavoro dove riuscirete a prendere, a riprendere qualcosa di accantonato, qualcosa che avete dovuto magari mettere da parte e che quindi in qualche modo si possono finalmente risolvere e chiudere in questo periodo. Altrimenti può riguardare proprio il riprendere vecchi progetti totalmente vostri, come vi dicevo appunto, a parte il lavoro che può procedere magari nello stesso modo e cioè che già conoscete. Però
Però il fatto che ci sia allegria anche la donna malitata vuol dire proprio il prendersi cura, oltre al lavoro stesso, magari di progetti a livello personale, un qualcosa di totalmente vostro, forse un hobby, delle cose che avete lasciato e messo da parte e che finalmente potrete riprendere. Invece per chi è in cerca di lavoro, probabilmente si sta muovendo qualcosina, quindi o di ricevere delle risposte da precedenti colloqui, o comunque un qualcosa che finalmente si va a muovere in modo diverso, quindi potreste ottenere, e avere nuove notizie, nuove informazioni, delle nuove proposte che poi ovviamente devono essere valutate e cercare insomma di capire se possono procedere nel verso giusto oppure meglio lasciarle andare. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!